al presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Sant'Ambrogio, alla giunta comunale di Monza. Constatato che Monza è la terza città d'Italia per l'inquinamento dell'aria secondo lo studio Malaria di Legambiente. Solo il 27% dei trasporti a Monza sono a zero emissioni contro il 52% della vicina Milano, secondo il rapporto di Legambiente sulla mobilità sostenibile. Il 61% degli spostamenti a Monza avvengono in auto, secondo il rapporto di Legambiente sulla mobilità sostenibile. Il rapporto auto-abitante di Monza è pari a 3/4, collocandola nei tre capoluoghi lombardi con il rapporto più alto. Circa un quinto delle emissioni di gas serra europee deriva dal trasporto su strada. L'obiettivo dell'UE per il 2030 consiste nella riduzione del 40% di emissioni climateranti tramite l'approvazione da parte di ogni Stato membro di un piano nazionale energia e clima, è insufficiente. Monza è valutata con uno scarso voto di 2/5 nella programmazione di politiche sostenibili come PUM, PUMS e altri, secondo i dati del rapporto Città MZ, cioè Mobilità Emissioni Zero 2019 di Legambiente. Chiediamo, come Fridays for Future Monza, l'attuazione di politiche concrete a Monza e provincia per una mobilità accessibile e a livello sociale ed economico e soprattutto ecosostenibile, ovvero a zero emissioni. La sfida è dunque non solo la conversione del trasporto pubblico all'elettrico, ma anche l'efficientamento della capillarità delle corse, l'accessibilità sociale, per esempio da parte delle persone diversamente abili o da parte di chi necessita di trasportare la propria bicicletta, l'annullamento dei confini tra città e provincia, tra centri e periferie, agevolare i pendolari con minori disponibilità economiche. Come richiesto inoltre dalla nostra richiesta di dichiarazione d'emergenza ciclabile, chiediamo che si è aperto un tavolo di commissione paritetica con associazioni e realtà attive sul territorio per la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile nei più brevi tempi possibili. Si è individuato al più presto, viste le recenti dimissioni al vertice, il nuovo amministratore di Monza Mobilità, la partecipata al 100% dal Comune di Monza, che si deve occupare entro 2 anni di stendere il PUMS. Si è realizzata una rete ciclabile, bicipolitana, che colleghi tutte le zone della città. Si è completata la pista ciclabile Brumosa tra le città di Monza e di Brugherio. Si hanno realizzati collegamenti ciclabili sicuri in provincia, tra cui Arcore Villa Santa, Usmate Arcore, Concorezzo Villa Santa, eccetera. Si è dunque siglato un protocollo d'intesa tra enti, come già in altre province, per la mobilità dolce. Si sono realizzati percorsi ciclabili che connettano Monza con Milano e in particolar modo con la futura fermata della metro di Bettola. Grazie. Grazie. Io adesso le cose più, diciamo così, che riguardano la provincia e il comune, non ci entro ovviamente. Volevo solo dirvi che ieri sono stata a fare il Consiglio Europeo dei Trasporti, dei Ministri dei Trasporti, il mio primo, quindi sono andata anche con grande umiltà ad ascoltare. E a parte alcuni paesi, non cito perché c'è la stampa, con degli interventi un po' che voi vi sareste ribellati, diciamo. Ma la stragrande maggioranza dei paesi membri sono d'accordo sul rilancio di tutta una serie di finanziamenti anche, quindi sostegno anche finanziario, per la riconversione di tutto il nostro sistema dei trasporti fino all'obiettivo di emissioni zero nel 2030. Ieri abbiamo fatto 3 tavoli, abbiamo fatto quello dei trasporti per terra e quindi tutta la parte ferroviaria sulla quale noi abbiamo da potenziare le linee regionali in termini di ferro prima ancora che di materiale rotabile e abbiamo tutto il sud. Poi c'è stata la parte aerea e ovviamente lì c'è un dato anche internazionale perché ci sono 2 protocolli, l'Europa sta già attuando il proprio protocollo ambientale che è più severo di quello internazionale e quindi stiamo cercando di mixare per riuscire a far alzare a livello anche perché comunque non è che un aereo che batte bandiera di un altro paese non europeo comunque viene in Italia. Ci vorrà un grande. Abbiamo incontrato anche il vicepresidente della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che ci ha annunciato che la presidente von der Leyen ha chiesto espressamente alla BEI di essere la banca dell'ambiente, quindi di finanziare tutti i progetti europei che vanno in questa direzione. Come governo abbiamo un piano che, sapete, ha alcuni problemi finanziari, non è andato in consiglio del ministro giovedì, stiamo lavorando per dare un contributo affinché si acceleri un po'. Sulle altre cose, cioè, se mi metto a decidere io l'amministratore delegato di una vostra partecipata,